Buongiorno a tutti, sono Antonio Lottarelli, ricercatore archeologo presso il Dipartimento di Storia, Cultura e Civiltà dell'Università di Bologna. Ma veniamo velocemente all'oggetto, quindi, del nostro incontro, la presentazione di questa collana che è composta al momento di tre volumi. La collana, vi ricordo, Archeologia del Rito, che riguardano temi concatenati uno con l'altro. Da una prima ricerca che è stata condotta sul sito etrusco della città di Marzabotto, si passa a delle conclusioni che porteranno al secondo volume, Cosmogonica, che tratterà di argomento alquanto particolare, di mitologia orientale babilonese legata a un oggetto etrusco che molti di voi conosceranno, il fegato di Piacenza. Questo volume anticipa delle conclusioni che poi troveremo tecnicamente spiegate nel terzo volume. Padano, che è la spiegazione tecnica del funzionamento del fegato di Piacenza. I volumi quindi rappresentano un'unica ricerca che si sta sviluppando nell'arco di più di 25 anni e che riguarda tematiche che nella storia dell'archeologia, ma delle discipline storico-umanistiche, è un classico tema dibattuto, che è quello del sacro, che è quello della percezione che gli antichi avevano del sacro e di quali fossero i motivi di talune ritualità, primo fra tutti quella trattata nel primo volume, e cioè il rito di fondazione della città etrusco-italica. La sintesi della ricerca sviluppata in questo volume è presente nella copertina, così come il titolo Contemplatio richiama a quello che era il principio fondante dell'idea stessa del sacro, l'immagine che troviamo in copertina è quella che di fatto va considerata la conclusione di questo volume, cioè la scoperta che il rito di fondazione, ma forse tanta altra ritualità, era basata su questa figura geometrica. Questa figura geometrica che rappresenta il templum solare del luogo. È possibile, cioè, nell'arco di un anno, considerando le levate del sole a est, da sud-est a nord-est, farsi un'idea del concetto stesso di anno disegnando la figura geometrica sul terreno che ne consegue, e cioè due diagonali inscritte in una circonferenza, che è l'orizzonte ideale dell'osservatore. Queste due diagonali si caratterizzano per avere un angolo che varia al variare della latitudine e quindi costituisce una figura che viene univocamente individuata da luogo a luogo. Le importanti considerazioni che derivavano da questa prima ricerca, raccolta nel primo volume, ponevano immediatamente una domanda. Ma il templum solare del luogo, se si poteva porre a base del rito di fondazione della cultura etrusca italica, potrebbe essere anche il fondamento concettuale generale di tutta l'idea del sacro? A questa domanda si poteva immediatamente cercare una risposta in un oggetto che molti di voi conosceranno, che è il fegato di Piacenza. Ne ho qui un modello che vi mostro. Il fegato di Piacenza, che oggi è esposto al Museo di Piacenza, è un piccolo oggetto di bronzo, ne vedete una copia in scala reale, che contiene, come vedete, molti nomi abbreviati di divinità etrusche. Quelli che vedete sono nomi abbreviati contenuti dentro dei sistemi geometrici che costellano la parte piana del fegato. Questo oggetto è stato considerato già alla fine dell'Ottocento
per la sua importanza in quanto oggetto di cui si è riconosciuta la forte enigmaticità, ma un'importanza straordinaria per quel che riguarda la ricostruzione del pantheon delle divinità etrusche. Questo è stato inteso in senso spaziale. Dalle considerazioni su questo meraviglioso oggetto si arrivò alla conclusione che le divinità etrusche venivano, nel concetto del sacro della cultura etrusca, raccolte in una sorta di pantheon spaziale circolare, e indicassero quindi delle direzioni, direzioni poi legate ai principi generali della divinazione, divinazione che era, nel caso della lettura di un fegato, l'epatomanzia o epatoscopia, a direzioni che venivano anche utilizzate per la divinazione legata ai portenta cosiddetti, quindi alla lettura della caduta del fulmine, alla lettura di altri eventi naturali che potevano mettersi in relazione con le dimensioni trascendenti. Il contenuto di questo oggetto, in sostanza, era stato assunto fino ai giorni nostri come principale reperto archeologico per comprendere i fondamenti del sacro della cultura etrusca e latina. Ora però, con la nuova ipotesi, c'era da porsi una domanda. Siccome di questo oggetto di fatto non era stata data una traduzione razionale, cioè non si era identificato in questo oggetto una sorta di meccanismo razionale che ne spiegasse la curiosa forma e soprattutto ne spiegasse la distribuzione dei nomi di divinità nelle geometrie interne, la domanda era: ma potrebbe essere la scoperta fatta relativa al Templum Solare, il modello analitico che spiega un meccanismo eventuale contenuto all'interno di questo oggetto, un meccanismo razionale di costruzione del Templum sacrale etrusco? Questa era la domanda a cui si è cercato di dare una risposta nel secondo volume. Il principale problema metodologico che aveva caratterizzato le ricerche sul fegato di Piacenza riguardava il fatto che si erano immediatamente individuate 16 abbreviazioni di nome di divinità sul nastro periferico del fegato stesso. Nulla era stato detto invece di tutte le altre geometrie contenenti i nomi di divinità presenti nell'interno, nella superficie piana del fegato. Questa idea aveva condizionato fortemente la ricerca, veicolandola verso, appunto, come vi dicevo, la ricerca di una dimensione spaziale delle sedi celesti e infere delle varie divinità. Ma l'oggetto conteneva un'altra indicazione molto chiara. Il retro, vedete che l'oggetto è diviso in due lobi, da questa che si chiama cesura umbilicalis come parte anatomica del fegato. Il retro, diviso in due lobi, conteneva due soli nomi, uno su un lobo e uno sull'altro, Tivs e Usl, nomi che nella lingua etrusca significa sole e luna. Ora, perché si era analizzata solo una parte del fegato e non si era preso in considerazione il significato della parte forse più semplice dal punto di vista interpretativo? Se su una parte del fegato c'erano 41 nomi, cioè la parte piana, sui due lobi nel retro del fegato c'erano solo due nomi, che sembravano proprio dire: questa parte è della luna e questa parte è del sole. Questo non era stato considerato come il possibile filo della matassa per andare a interpretare la complessità dell'intero oggetto. E questo fu un grosso errore. Il secondo volume della collana Cosmogonica tratta dello sviluppo della ricerca secondo quanto vi ho detto. E
Era possibile che sul fegato di Piacenza vi fosse un meccanismo razionale basato su questa sorta di macchina cosmica che è il templum solare del luogo, cioè il movimento che il sole fa e che si può quasi disegnare geometricamente sul terreno? A questa domanda cosmogonica pone una risposta. Prima ancora di giungere a questo, cosmogonica pone un'osservazione in primo piano di straordinaria importanza. Se l'epatoscopia etrusca, secondo quanto detto da tutti gli studiosi del passato e secondo le nostre conoscenze anche attuali, è una disciplina divinatoria derivata dall'Oriente, derivata da Babilonia, derivata da quella cultura orientale che aveva come proprio fondamento della divinazione la lettura del fegato, è anche vero che questa lettura in Oriente si basava su un'antichissima mitologia, quella cioè della cosmogonia, prima sumera e poi babilonese, del mito cosmogonico scritto nelle tavolette Enuma Elish. Il grande conflitto fra l'antica madre Tiamat e il figlio Marduk. In questo conflitto, Marduk, che rappresenta il nuovo ordine, come spesso capita nelle mitologie antiche, soprattutto cosmogoniche, guerreggia con la madre. Spesso, nelle mitologie più profonde, più antiche, la cosmogonia, la nascita di un nuovo ordine deriva dalla destrutturazione di un antico ordine. Ma questo passaggio è un passaggio che si connota, in questo caso, proprio come distruzione simbolica dell'antica madre e rigenerazione attraverso il figlio. È una cosmogonia questa dove nel racconto dell'Enuma Elish il grande scontro epico tra Marduk e Tiamat, servita da un'orda di animali selvaggi, l'esercito di Tiamat rappresenta l'antico ordine, quasi il mondo pre-neolitico, il mondo ancora della natura feroce a cui l'uomo deve rispondere difendendosi e però cacciando anche. A questo antichissimo ordine si contrappone quello di Marduk. Simbolicamente, in maniera brutale, l'esito dello scontro volge in una vittoria di Marduk che porta allo squartamento simbolico di Tiamat. Col suo corpo egli ricostruirà l'intero creato, l'intero universo e le nuove regole cosmiche, astronomiche, del movimento del tempo all'interno di questo cosmo ricostruito. La destrutturazione simbolica diviene quindi anche una destrutturazione narrativa che riguarda proprio lo scontro tra il vecchio e il nuovo, simboleggiato dall'antica madre e dal figlio. Ma la cosa straordinaria in questo racconto è che Marduk, ricomponendo con le membra dell'antica madre l'intero creato, tiene fermo un unico punto del suo corpo, e cioè il fegato. In un passaggio importantissimo dell'Enuma Elish si dice che Marduk sul fegato di Tiamat disegnerà la tavola dei destini, e cioè disegnerà i moti celesti, principalmente del Sole e della Luna. Ecco la straordinaria importanza di questo racconto, che non era stata mai notata da chi aveva analizzato in passato il fegato di Piacenza. L'interdisciplinarietà gioca un ruolo fondamentale. Gli etruscologi purtroppo spesso non si occupano di miti orientali e viceversa, chi si occupa dell'Oriente non si occupa di etruscologia. Il filo comune invece di questi due ambiti era dato proprio da questo racconto. Perché sul fegato di Piacenza, se sul retro dei due lobi un lobo era dedicato alla luna e un lobo era dedicato al sole,
sarebbe stato ovvio considerare questo fegato etrusco come immagine delle regole della tavola dei destini che Marduk pose idealmente sul fegato di Tiamat, perché sul fegato di Tiamat egli pose i moti del sole e della luna. Questo è il presupposto di quel volume che poi sviluppa ovviamente la sua trama attraverso l'evidenza logica del fatto che se così fosse stato, la tavola dei destini sarebbe stato il segreto per la traduzione del fegato di Piacenza. Ma qual era il contenuto della tavola dei destini? Cosa diceva l'Enuma Elish? Stiamo parlando di tavolette che vennero scoperte nel 1905 a Ninive. Qui entra in gioco un aspetto importante dei destini di una ricerca. Il fegato di Piacenza era stato trovato nella campagna di Piacenza, Cadernasco di Piacenza, nel 1877. I primi studiosi, che lo analizzarono con attenzione, che erano tedeschi, in particolare Deck e Tulin, compresero subito l'importanza dell'oggetto, ma non potevano essere a conoscenza di quello che verrà scoperto nel 1905, e cioè l'inizio della grande epopea del cuneiforme e delle straordinarie scoperte di ziggurat e di tavolette cuneiformi che caratterizzeranno l'archeologia del vicino Oriente da lì in poi. In sostanza, coloro che analizzarono il fegato di Piacenza non erano a conoscenza di quello che oggi noi invece sappiamo. Ma se oggi noi possiamo considerare l'ipotesi che la traduzione e la decifrazione del meccanismo contenuto nel fegato di Piacenza sia da collegarsi con la tavola dei destini proiettata sul fegato di Tiamat, è evidente che era importantissimo cercare di capire cosa Marduk aveva proiettato sul fegato dell'antica madre. E qui inizia la storia bizzarra di tutta una serie di lacune e di purtroppo dati mancanti che ci impediscono in un primo tempo di portare a conclusione la ricerca. In particolare, una tavoletta fortemente a brasa era proprio quella che conteneva forse le indicazioni per comprendere il meccanismo analizzato nell'Enuma Elish per i moti del Sole e della Luna. Dunque, dalla sola lettura delle tavolette dell'Enuma Elish non è possibile stabilire una regola di quanto descrisse Marduk sul fegato dell'antica madre, ma qualcos'altro poteva darci informazioni importanti. Un'altra tavoletta scoperta nel Novecento che riguardava il mito di Enmeduranki, il settimo re di Sumer e poi nella evoluzione mitologica di Babilonia, antediluviano. Nel libro dei re si parla appunto di Enmeduranki, colui che visse 365 anni e che per primo fu accolto in cielo dalle tre divinità del Pantheon primario babilonese per ricevere le tavole dei destini. È il momento in cui le divinità dell'ideale sacro babilonese entra in comunicazione con l'elemento umano. La decisione di trasmettere agli uomini i grandi segreti dell'universo è una decisione che viene presa proprio per consentire all'uomo di operare una svolta. E quindi nel racconto della venuta di Enmeduranki al consesso degli dèi, questi gli mostreranno le tavole dei destini sulla tavoletta fegato, quindi vi è conferma che la tavola dei destini era scritta su un modello di fegato.
Ma in Meduranki viene anche detto che da quel momento in poi egli non avrebbe potuto rivelare a nessun altro uomo che non fosse suo figlio l'entità di questi segreti. Inizia così quel procedimento iniziatico che caratterizzerà la casta sacerdotale, non solo nella cultura orientale, ma in tutte le culture del bacino del Mediterraneo. Per cui i grandi segreti, i grandi misteri restano in un ambito iniziatico di conoscenza e vengono riservati unicamente alla casta sacerdotale. Per cui in quella tavoletta non viene spiegato nuovamente cosa riguardava la tavola dei destini. Nuovamente si era a un soffio dalla rivelazione dei grandi segreti descritti sul fegato, ma questi non vengono rivelati. Come fare? Ebbene, si nota però un fatto di straordinaria importanza. Il settimo re di Babilonia in Meduranki ha un analogo biblico, e questo è noto. È Enoch. A sua volta Enoch è settimo patriarca antediluviano, visse anche lui 365 anni. E anche lui viene accolto in cielo dagli angeli che gli mostrano il templum dei moti astronomici, l'equivalente di fatto della tavola dei destini di Enneduranki. Enoch sembra proprio essere l'equivalente di Enneduranki, una derivazione di un racconto conseguente evidente alla cattività babilonese del popolo ebraico. Quindi, forse ciò che nella tavoletta di Enmeduranki non venne detto poteva essere stato descritto nel libro di astronomia di Enoch. Ma qui sorge un altro problema. Il libro di astronomia di Enoch venne tolto dal canone ebraico già anticamente e venne pure tolto dal canone biblico cristiano. E quindi, anche in questo caso la rivelazione viene a mancare. Ma c'è un ma. Nel 1777 James Bruce, esploratore inglese, trova in un convento in Etiopia, un convento di religiosi copti, quindi cristiano copti, una copia del libro di astronomia di Enoch. Inizia così una vicenda importantissima, che sarà caratterizzato innanzitutto dalla traduzione dalla lingua Geze etiope alla lingua inglese, in questo caso, del contenuto del libro di astronomia. A questo si associano altre scoperte che verranno fatte nei decenni a venire, del cosiddetto Enoch slavo, cioè frammenti in lingua greca trovati in varie biblioteche di paesi greco-ortodossi. L'insieme di questi frammenti, unita al libro di astronomia trovato in Etiopia, porterà a un'idea generale di quale fosse il contenuto del libro di Enoch. È evidente che se Enoch era l'analogo di Enmeduranki, il libro di astronomia di Enoch poteva essere la rivelazione della tavola dei destini e quindi ciò che noi andavamo cercando. Ma anche in questo caso restavano forti dubbi fino alla metà del Novecento sul fatto che quel libro di astronomia rispecchiasse veramente l'antico testo del libro di Enoch. E qui c'è un'ulteriore svolta che riguarda la storia recente, e cioè la riscoperta nel 1954 dei frammenti di Qumran, frammenti cioè famosissimi, dei rotoli del Mar Morto. Sono frammenti dove gli studiosi, nella loro traduzione, trovano consistenti riferimenti al libro di astronomia di Enoch. E si conferma la veridicità di
rispetto al canone antico di quanto scritto nel libro etiopico e nei frammenti slavi. Quindi una svolta decisiva che rispetto alla ricerca che noi stavamo conducendo porta a una svolta alle indagini. E qui la ricerca, tenete conto, dopo aver trattato di aspetti straordinari, di secoli di indagini, di ricerche che vanno dalla scoperta del cuneiforme alla scoperta dei rotoli di Qumran, il tutto collegato al tentativo nostro di decifrare un oggetto etrusco. Capite quindi una ricerca a tutto campo di straordinaria importanza, se non per il fatto che ci ha obbligati, nel testo Cosmogonica, a rianalizzare tutta una serie di filoni di ricerca di estrema importanza. Ma si parla di una grande attualità anche, perché l'ultima traduzione del testo enochico, pensate, è avvenuta nel 2016, ad opera dei 10 principali studiosi al mondo di esegesi di quei testi, che decisero per 10 anni di trovarsi in un convento vicino a Firenze per confrontare i rispettivi dati e quindi giungere a un'edizione critica concordata. Quindi questa storia antichissima in realtà si conclude, questa del libro di Enoch, si conclude nel 2016 e quindi è parte dell'attualità della ricerca, non solo archeologica ovviamente, ma in questo caso dell'esegesi degli antichi testi. E dunque, cosa conteneva il libro di astronomia di Enoch? Ebbene, l'oggetto del libro di astronomia è la descrizione che l'arcangelo Uriele fornisce a Enoch del templum solare del luogo. È il circolo calendariale più antico concettualmente, quello delle pietre infisse a definire delle finestre entro cui un osservatore posto al centro poteva misurare i movimenti del Sole e della Luna, codificandoli attraverso i loro passaggi in queste finestre, costituite da una sorta di Stonehenge orientale entro cui l'osservatore poteva avere la percezione dell'anno e la sua codifica. Dunque, quello che andavamo cercando è che l'oggetto del secondo volume, Cosmogonica, si conferma essere il presupposto iniziale della nostra indagine. Il libro di Enoch conteneva esattamente ciò che avevamo scoperto essere il fondamento concettuale del sacro nel mondo etrusco, e cioè il templum solare del luogo. Venendo dunque ora a concludere questa riflessione generale, che spero possa indurre in voi domande e stimoli per affrontare nuovi temi di ricerca, è evidente che la scoperta fatta portava all'idea che proprio il templum solare fosse il segreto del fegato di Piacenza, cioè il meccanismo che poteva spiegare la disposizione delle sue forme, delle sue geometrie e la dislocazione dei nomi di divinità all'interno della sua morfologia. Il terzo volume tratta quindi esattamente di questo. Può il fegato di Piacenza essere la macchina che descrive il templum solare del luogo per quel che riguarda sia i moti del Sole sia i moti della Luna? Questa è la domanda che si pone in partenza il terzo volume e che verrà ovviamente esplicitata anche in forma complessa con un'accuratissima analisi tecnica del contenuto del fegato in rapporto all'ipotesi sostenuta. E tutto questo porterà a dimostrare che il fegato di Piacenza altro non è che uno strumento, è una sorta di primo palmare digitale dove un'importanza fondamentale è quella dell'uso delle mani che quasi giustifica la sua stessa forma. Il movimento delle dita
sulla superficie del fegato consente il calcolo della dimensione del tempo dal punto di vista astronomico. Nel terzo volume si scoprirà come non solo questo oggetto risponde alle logiche del Templum Solare, ma questo oggetto diviene una macchina straordinaria per il computo del tempo e dei moti complessi congiunti di Sole e Luna, con anche probabilmente la possibilità di calcolo delle eclissi solari. È quindi un testo complesso che vi invito ovviamente a leggere con estrema attenzione. Ma è un testo che porta poi a una conclusione straordinaria. Perché se questa collana è ispirata da un'unica ricerca che ha portato alla stesura di tre volumi, è anche vero che la ragione per cui questa ricerca si è sviluppata è proprio nell'infinità di nuovi indizi di ricerca che di volta in volta essa ha promosso. Ebbene, il terzo volume si conclude con quella che può essere considerata la premessa del quarto, che è in scrittura. Perché la cosa, e qui vengo a concludere, la cosa più straordinaria di questo oggetto è che da parte di tutti gli studiosi che l'hanno analizzato, è stato osservato come la sua rispondenza con l'antica divinazione babilonese fosse in due piccoli simboli che accomunano questo oggetto etrusco ai circa 130 modelli trovati, generalmente in terracotta, trovati nel Vicino Oriente. E cioè due simboli che sono presenti e devono essere presenti in tutti i fegati del Vicino Oriente per giustificarne il valore sacrale e che sono presenti anche in questo. Questi due simboli, e qui concludo, si chiamano in accadico Manzazu e Padanu. Da qui il titolo che è stato dato al terzo volume. Un titolo che giustifica le straordinarie conclusioni a cui esso giunge. Sul fegato di Piacenza vi è un simbolo babilonese che in accadico è indicato come Padanu. Ma il fegato di Piacenza è stato trovato non esattamente a Piacenza, in un campo vicino a Piacenza, esattamente a 45 gradi di latitudine. Che relazione c'è fra il luogo del rinvenimento così particolare in termini di latitudine e il termine Padano? Le conclusioni del libro, del terzo, rivelano le premesse di quello che sarà lo sviluppo delle ricerche ulteriori. Perché è evidente che è una singolarissima coincidenza che un termine accadico su un modello bronzo etrusco, stranamente rinvenuto molto a nord, lungo il Po, ma a 45 gradi di latitudine, è straordinaria la coincidenza che questo contenga un termine accadico, che è Padano, che ha una straordinaria assonanza col nome che prese la pianura e che prenderà il fiume Po. Beh, io vi lascio alla possibilità di leggervi questi volumi, perché potete trovarli sia in acquisto, ma li potete trovare anche in lettura libera online nel nostro sito www.templa.online. In questo sito troverete la possibilità di leggere questi tre volumi. E comunque, ringraziandovi per l'attenzione che mi avete dato, vi invito comunque già da subito a fare eventuali domande o considerazioni rispetto a quanto vi ho detto. Grazie a tutti e chissà mai, a presto, arrivederci.